Pensiamo a quello che abbiamo detto fino ad ora, di come è cambiata la rete aziendale, di come si è evoluta, di quanto si è ampliata la rete aziendale. Quindi il partner o il team manager della grande azienda si trova a dover far fronte a delle linee presidiate piuttosto che delle linee domestiche, dei device conosciuti sotto presidio con un antivirus installato a bordo, quindi dei device aziendali piuttosto che dei device anche privati. Si trova a dover far fronte a delle policy di accesso VPN piuttosto che al dover mettere in sicurezza una rete wifi remota di un branch office piuttosto che di un home office. Deve controllare gli accessi, ma deve controllare anche che i client che accedono ai propri dati aziendali, ai propri database, ai propri CRM aziendali siano messi in sicurezza. Tutto questo diventa obiettivamente impossibile se non studio a monte un concetto di servizio basato sulla security. Quindi non posso più permettermi, per quanto riguarda i system integrator, di andare a vendere un prodotto, perché tutto ciò di cui stiamo parlando obiettivamente riguarda delle competenze che si apprendono tramite la formazione, tramite la conoscenza dei prodotti offerti Certo. dai vari vendor. Devo gestire questa rete dinamica in maniera assolutamente preventiva, quindi pensando a quello che potrebbe succedere, non devo rincorrere il problema nel momento in cui avviene, perché se rimango fermo a causa ransomware, la cosa peggiore è non aver pensato a come comportarmi nel momento in cui devo intervenire. Quindi diventano fondamentali tutti gli strumenti di analisi, di reportistica, di allarmistica. Parliamo di un vero e proprio servizio di security, quindi non più di vendere il firewall fine a se stesso o il prodotto fine a se stesso, anche perché poi parliamoci chiaro, un qualsiasi codice, l'utente anche non informatico che si trova davanti a un codice, lo cerca ormai online, il prezzo lo trovo ovunque. Quello che non apprezzo è assolutamente la competenza del system integrator, il poter elevare appunto quello che è il metodo di lavoro per poter rendere continuo anche il business, perché poi è vero che grandi aziende possono permettersi magari di pagare a fronte di un errore, però poi c'è tutto quel substrato di piccole aziende che nel momento in cui incappano in un fermo possono anche rischiare di chiudere, questo è assolutamente successo. Quindi l'approccio al servizio è sicuramente quello che permette di differenziare i sistemi integrator. La security è molto critica obiettivamente, quindi diventare un sistema integrato che si occupa di security senza utilizzare tutti quelli che possono essere gli strumenti di gestione della security, come sta offrendo Zyxel tramite Nebula ai propri partner, diventa veramente molto rischioso, perché si rischia di lavorare in un modo che ormai è obiettivamente superato dal mercato.